Bentornati a Fatti e Commenti con un ospite, anche questo eccezionale, l'ingegnere Massimo Rogante, da pochi giorni presidente del Cosmari. Lui è un ingegnere meccanico ed è dottore di ricerca in ingegneria nucleare, da parte anche del Centro per gli Studi della Sacra Sindone di Torino. Sarà più difficile che il suo lavoro attuale, che l'aspetta da presidente del Cosmari, rispetto a quello di indagare sui misteri della Sindone? Sono cose, e agirà, diciamo, naturalmente, da politico o da tecnico? Questa è una domanda che gli devo fare. Che... Rispondo subito alla seconda domanda, che è la più facile. La prima era un po' paradossale, insomma, una provocazione. Sono un tecnico, quindi agirò completamente da tecnico, ecco. E quali sono i suoi primi, sono state le sue prime decisioni, le sue prime, i suoi primi movimenti da presidente? Allora, intanto, quelli che poi anche, insomma, enunciato nella conferenza stampa del 31 scorso e anche nelle interviste volanti, appena si è saputo a sorpresa della indicazione che il sindaco di Civitanova, Ciarapica, ha voluto fare di lei, giustamente. Ringrazio infatti il sindaco Fabrizio Ciarapica per l'idea che ha avuto e ringrazio tutti gli altri sindaci, nessuno escluso, con i quali vorrei sviluppare una sinergia per il successo e per il progresso di questa prestigiosa azienda. Sono sicuro che questa sinergia si svilupperà non solo con loro ma anche con i dipendenti. Ho avuto modo già di constatare che i lavoratori della Cosmari lavorano con grande entusiasmo e sono riusciti anche a trasmettermelo, ecco. Quindi è una trasmissione vicendevole di entusiasmo e di gioia veramente di lavorare. Come è stato accolto? Sono stato accolto molto bene e ho visto la grande preparazione dei miei colleghi, anche, diciamo così, a livello direzionale, e il mio approccio metodologico quindi parte da questo sviluppo della sinergia, dopodiché parallelamente andrò a verificare, diciamo, a conoscere tutti gli impianti operativi. Già uno è quello principale, l'ho visto, è stato installato 6 mesi fa, è un impianto eccellente per la separazione e il trattamento di rifiuti. Ho visitato anche la discarica di Cingoli. Proposito della discarica di Cingoli? Sì. La discarica, c'è già un programma che è stato approvato dall'ATA 3 e anche dal consiglio d'amministrazione della Cosmari, che riguarda l'ampliamento della discarica. Per quanto riguarda una nuova discarica, sono fiducioso che il presidente dell'ATA 3 riuscirà a sviluppare, diciamo, i propositi che si era prefisso, e quindi sono molto fiducioso. Ho iniziato già a incontrare i sindaci. Ha cominciato da Loreto, nel nome della Madonna. Sì, anche se qualche giorno fa mi aveva chiamato la signora, il sindaco di Coridonia, aveva avuto il piacere di... La signora Giampaoli. Esatto. E stamattina il sindaco di Loreto, mi ha fatto molto piacere. Loreto mi è cara per tanti motivi, come anche mi è cara Tolentino per tantissimi motivi, quindi spero di incontrare presto le autorità, ecco, il sindaco di Tolentino. E lei è molto devoto, religiosamente, una persona che crede. Appunto, è giustamente, ha fede nella Madonna Nera, insomma. Certamente. Mi ricordò una volta di una sua esperienza con suo cugino da Međugorje, che vide proprio a Loreto la sua, completamente, quasi miracolosamente, così, benissimo. Quindi, lei poi è una persona che ha molti agganci internazionali, forse sarà console anche dell'Ungheria nelle Marche, poi se accetterà questo incarico,
no? Dico bene, ha molti agganci con Budapest. È stata fatta questa proposta dalla comunità degli ungheresi delle Marche all'ambasciatore ungherese che già mi conosce, quindi lui sembra che abbia accettato volentieri, adesso la burocrazia va avanti per vedere un po', ecco, per raggiungere l'obiettivo che sarebbe, se tutto va come previsto, la creazione di questo consolato onorario dell'Ungheria a Macerata. A Macerata, questa è una notizia che diamo in esclusiva. Però ancora non è sicuro, perché bisogna vedere diversi punti, ecco, questo sì. siamo nell'iter. Bene. Ecco. E poi ha contatti internazionali con la Repubblica Ceca e, siccome lei è bipartisan, anche con la Russia e con l'Ucraina. Sì, in particolare ho celebrato 20 anni di collaborazione con istituzioni nucleari di questi paesi, dell'Ungheria, della Repubblica Ceca, della Russia, e ho una grande collaborazione con l'Ucraina, in particolare con l'Istituto di Saldatura di Kiev. Ecco. E poi da poco ha avuto un invito per un convegno in Giordania, ad Amman. Sì, da parte dell'ente atomico di Vienna. Ce ne può parlare un attimo? No, mi hanno invitato a presentare le attività del mio studio di ingegneria nucleare e quindi dovrei, ecco, è stato programmato questa mia partecipazione. Ecco. È allo studio professionale a Civitanova. Civitanova Marca, sì. La lascerebbe per qualche altra città? No. Nelle Marche? Mai. Ah, mai. Ah, delle Marche, ma neanche, perché sto bene dove sto. I civitanovesi doc non cambierebbero mai la propria... Però le Marche sono meravigliose e la nostra provincia, in particolare la provincia di Macerata, secondo me è la più bella, è ricca di tante varietà, di tradizioni, di tutto, ecco. E c'è questo pericolo dell'inquinamento di cui Cosmari a suo tempo fu agitatore, ma adesso sembra che le cose siano migliorate e soprattutto con lei che starà ben attento. Sono fiducioso che si perfezioneranno le cose ulteriormente, ma ad ogni modo a me risulta che sia tra gli enti, tra le società, la Cosmari più rinomate, ecco, per l'attività e per il successo della sua operatività. Ecco. È rimasto sorpreso da questa indicazione come alla presidenza del Cosmari? Lei che politica non l'ha fatta mai, no? Sicuramente, sorpreso, però quando mi è stato proposto, in fondo fa parte questa attività della mia indole, perché riguardo alle tematiche ambientali sono stato sempre abbastanza operativo. Ricordo il bellissimo articolo che ho avuto modo di scrivere col direttore, col presidente dell'Associazione Italiana Nucleare, l'ingegnere Umberto Minopoli, sui rifiuti nucleari, per esempio. Uno dei miei primi lavori è stato un report sull'inertizzazione dell'amianto, quindi l'inquinamento d'amianto, e poi altri lavori che riguardano comunque l'ambiente, eccetera, per cui ho avuto anche due lettere di merito, una dal professore emerito Vincenzo Molinari del Laboratorio di Ingegneria Nucleare di Monte Cuccolino a Bologna per i vantaggi per l'ambiente derivati dalla mia attività di ricerca, similmente dal Centro Neutronico di Budapest, dove faccio parte del comitato scientifico oramai da più di 10 anni. È stato anche eletto marchigiano dell'anno ed ha avuto molti riconoscimenti, molti premi, e quindi giustamente la persona giusta al posto giusto. Molti si aspettano tanto da lei e soprattutto da questa distanza che lei misura dalla politica. Il presidente della provincia di Macerata, parliamo della provincia di Macerata perché lei la identifica come una delle più belle territorialmente, io direi del centro Italia, il presidente della provincia di Macerata, il dottor Parcaroli, l'ha conosciuto, lo conosce, ci ha parlato, ha avuto modo di avere un dialogo? Allora, come presidente del Cosmari, ho appuntamento con lui la prossima settimana, martedì. Cosa le chiederà?
Non so, ma parleremo delle varie, diciamo, dei vari argomenti inerenti al COSMAR, l'interazione con la provincia di Macerata e con il comune, eccetera. Però già lo conoscevo perché ero stato circa 3 mesi fa a fargli sapere di questo discorso del consolato onorario. Ecco. E come l'ha trovato disponibile? È una persona eccellente, devo dire, sì. Benissimo. E andiamo adesso a qualche notizia, sempre da UUPURS, che è poi il giornale di questa emittente, direttore Andrea Busiello. Da Fano, sorpreso a svaligiare una casa, arrestato ladro seriale. Ecco, i furti in appartamenti sono una delle piaghe di questi giorni, di questi anni. Sempre da Fano, identificato il cadavere sulla riva del Metauro. È un giovane invisibile, morto di stento. Una notizia è anche questa terribile, invisibile, un nuovo termine per indicare gli ultimi. Ora sono invisibili. Da Fano sempre il cadavere mummificato, appunto, è sempre la stessa notizia, disposta l'autopsia, per cui e poi successivamente è stata identificata la salma. Da Fano esce dal pronto soccorso e sparisce, l'appello dei familiari a chi l'ha visto. Da Fano, schianto mortale sulla provinciale, positivo all'alcol, test, il giovane era alla guida. Sempre dall'importante centro comune fanese, va a dormire e non si sveglia più. La tragedia di Ivo sotto gli occhi della compagna. Da Fano ancora, e concludiamo la rassegna fanese, entra nel maneggio, si denuda e si finge un cavallo addirittura. La routine serale di un quarantenne, notizia particolarmente curiosa. Un uomo chiamato cavallo. Ecco, e l'agricoltura ha rappresentato in realtà, andando nomen omen, andando per larghi scenari, il grande reddito, la grande economia fino agli anni 60 del nostro territorio marchigiano. Era un'economia che era per il 63% onnicomprensiva. Ed inquinava poco perché tutto era ottimizzato e riciclato. Ora che l'economia industriale sta declinando, è possibile un ritorno a un'agricoltura, naturalmente sotto altri aspetti del biologico, delle nuove tecnologie applicate alle colture delle piante, della terra, sempre a favore del minore inquinamento del terreno, del sottosuolo, ritornando sempre poi alle discariche, perché sono poi le grandi inquinatrici del sottosuolo. È possibile una cosa di questo genere, ingegnere? Il nucleare ci può aiutare? Il nucleare è un'energia pulita, che sicuramente nel bilancio energetico di questo paese deve essere tenuto in conto, quindi partecipare, diciamo così, no, alla rosa delle varie risorse energetiche. Per quanto riguarda il discorso dell'agricoltura, sono sicuro che si faranno dei progressi, già ci sono, per esempio il mio amico professore Paolo Di Lazzaro, che è dell'Enea di Frascati, ha ultimamente messo a punto una tecnica per praticamente diminuire l'uso di pesticidi in agricoltura tramite delle irradiazioni che vengono fatte con i droni. Praticamente, ecco, questo faciliterà diciamo, no, il processo, diciamo, di perfezionamento, ecco, delle colture in maniera tale da usare sempre di meno la chimica, ecco. E abbiamo anche le università a supporto. Leggo da l'ANSA una notizia interessante, perché dopo il terremoto del 2016 sembrava che la stessa esistenza di Unicam, l'università di Camerino, università scientifica soprattutto, fosse messa in discussione, in quanto la sede storica del centro
veniva a chiudersi per la seconda volta dopo il 97. Leggiamo dall'ANSA, Università di Camerino, passaggio delle chiavi da Ateneo al nuovo rettore. A Claudio Pettinari succede il professor Graziano Leoni. Ecco, l'università può essere di supporto al suo lavoro, vuoi chiedere? Senz'altro, io ho iniziato, collaborazione. Ho iniziato già a creare un tavolino, diciamo, no, di tecnico-scientifico, coinvolgendo colleghi, in maniera tale da poter fornire un supporto effettivo alla realtà, alla bellissima realtà del Cosmari, e quindi ricerca applicata, pubblicazioni che riguardano per esempio il trattamento di rifiuti, il riciclo di materiali, eccetera. Ecco. Quindi l'università è fondamentale, l'apporto dell'università. Parlerà quindi con il nuovo rettore Graziano Leoni, anche con quello di Macerata, immagino con il rettore della di Ancona, della Politecnica, nel suo elenco. Senz'altro, e mi farà molto piacere. Benissimo, ecco, ritorniamo all'ANSA, che è un po' la Bibbia di tutte le notizie. Scomparso nell'Ascolano, trovato morto vicino al lago di Gerosa. Ricerca in corso da 3 giorni per un 47enne residente a Comunanza. E quindi purtroppo le notizie cattive si sovrappongono a notizie di morti e di lutti, si sovrappongono a quelle che poi con le quali adesso noi trattiamo con il nuovo presidente. È una frontiera importantissima, quella dell'inquinamento, del ben vivere, della sanità, della salubrità dell'aria, come nel Settecento già si sapeva, ma dal Settecento ad oggi molte cose sono cambiate. Ritornare indietro, cosa non avrebbe fatto lei alla guida del Cosmari, per esempio, se lei si è interessato al passato, allo storico di questo consorzio che ha avuto tanti problemi? Ricordiamo il camino, no, che poi una folata di vento, una tempesta abbatté la rivolta delle popolazioni della pianura contro l'ubicazione del Cosmari. Lei l'avrebbe ubicato altrove? Guardi, io sono sicuro che le decisioni riguardanti l'ubicazione dei vari siti, eccetera, sono decisioni che scaturiscono, diciamo, no, da accordi praticamente, quindi sono condivise, come del resto sono condivise anche in altri settori che riguardano questo stesso argomento, ecco. Cosa non avrei fatto? Ma io non è che conosca così tanto il passato di questa istituzione, ho visto, invece mi sto rendendo conto adesso che è un'ottima società con un'ottima gestione. Ho conosciuto le persone, perché tutto parte dalle persone, ecco, delle persone che costituiscono la società, la differenza. La società, ecco. E quindi ho dei colleghi che stimo moltissimo, ho iniziato a stimare moltissimo. Ma vorrei dire una cosa importante, che è questa, che, come ho già detto in passato in altre interviste, che la filiera dei rifiuti parte da casa nostra. Quindi dobbiamo stare attenti a conferire ai lavoratori della Cosmari che vengono a prendere i rifiuti, dei sacchetti, diciamo, no, riempiti nella maniera corretta. Quindi la differenziazione va fatta in maniera corretta. E per questo mi adopererò, e sono già d'accordo con gli altri, i miei colleghi, di perfezionare l'informazione che va all'utente finale. Ecco. E secondo me i giovani hanno un'importanza particolare in questo frangente, perché l'ambiente futuro è per loro. Loro saranno i padroni un domani di tutto, e quindi sin d'ora devono adoperarsi questi giovani perché a casa loro sia, diciamo, differenziata in maniera corretta
e quindi avere questo entusiasmo di dire magari al nonno, dice guarda nonno che tu hai buttato sta cosa in un sacchetto dove non ci va, perché va in quest'altro, insomma farsi diciamo tra virgolette bonari guardiani di come vengono rottamate le cose. In questo devo dire anche un'altra cosa, non bisogna affrettarsi a buttare via le cose da casa, i ricordi eccetera, perché manca lo spazio, oppure per capriccio, oppure perché non si vuole, per dire, sistemare, mettere ordine, allora uno prende e butta via. E quindi aumentano i rifiuti e perdiamo dei ricordi importanti. Speriamo appunto anche nei comuni virtuosi, no? Che possano approntare sempre di più strutture, cassonetti e altre attrezzature per lo smaltimento sempre più selettivo dei nostri rifiuti, visto che la società dei consumi di rifiuti ne produce tantissime, come vaticinò nell'Ottocento il grande capo indiano Toro Sedute: voi bianchi ci avete vinto, ma sarete poi vinti dai vostri rifiuti. Speriamo che a tale presagio non debba arenarsi. E a proposito di rifiuti, a proposito del contrario dei rifiuti, cioè dei buoni frutti che rimangono, il biologico, leggiamo dall'ANSA, distretto biologico Marche, oltre il 26% di terreni bio. Quindi questo è importantissimo, ne parlavamo appunto prima riguardo all'agricoltura biologica. E poi da Acqualagna, di cui prima abbiamo parlato, ingegnere, a proposito del piano Mattei e dell'incontro il nostro amico Cubinelli con Giorgia Meloni, a Stretta di Mano, di cui Pronubo è stato il presidente della regione Acquaroli, buon amico sia della Premier e del nostro Cubinelli. Da Acqualagna, che sta celebrando e ha celebrato la festa nazionale del tartufo, due maxi tartufi bianchi da 1,7 kg, il record ad Acqualagna, ma ce ne fu anche uno da 2 che fu regalato ad un presidente degli Stati Uniti. E poi abbiamo, a proposito di Moncaro, in azienda il 30% delle donne nel premio destinato al settore femminile nell'azienda che sta producendo vino e altri beni legati all'enogastronomia. Ancora notizie che ci derivano direttamente da Recanati, che ci portano alla biblioteca di Casa Leopardi con 35 opere contemporanee in purissimo azzurro, appunto l'arte contemporanea a Casa Leopardi, e Mattarella e Cater Capodanno per Pesaro, Capitale Cultura 2024. Ecco, Pesaro rappresenta la capitale della cultura e quindi uno spunto per agganciare dietro tutti i vagoni marchigiani, maceratesi, oltre a Pesaro, Anconetani, Fermani e Ascolani. Una grande diversificazione, un problema tutta questa marca plurale, oppure appunto un'opportunità? Secondo me bisogna guardare il lato delle opportunità, e tra l'altro Pesaro è una città assai illustre, con un celeberrimo conservatorio di musica che è tra i migliori del mondo. Io vi ho studiato pianoforte, ho preso il diploma a Pesaro. Quindi lei è anche pianista? Delle esperienze favolose. Ecco, nell'ambito della Academy List Music Art, di cui sono presidente onorario e che ha sede a Grottammare, perché Liszt soggiornò a Grottammare diverse settimane e disse tra l'altro che che quello fu uno dei più bei soggiorni della sua vita, ecco. E quindi stiamo con questa accademia interagendo per sviluppare dei programmi musicali anche nell'ambito di progetti Erasmus, che si è tenuto un concerto bellissimo col pianista ungherese Laszlo Berbeli 2 settimane fa a Grottammare.
Concludiamo con un suo appello come presidente del Cosmari a istituzioni e a cittadini, perché entrambi devono collaborare. Sfruttare ogni possibilità di sinergia e di condivisione. Questo è il mio appello. E che la Madonna di Loreto ci illumini e ci aiuti, perché lei ha cominciato non a caso a Loreto, perché è una persona che ha fede, e qui bisogna avere molta fede, perché si tratta del futuro di un territorio che vive proprio di queste eccellenze, sì, e che non vuole che questo territorio venga contaminato, e lei ha una grande responsabilità. Fede e anche molta fiducia. La ringrazio ingegnere, grazie di tutto. Prego. E buon lavoro, e grazie ai nostri telespettatori, e arrivederci alla prossima edizione di Fatti e Commenti. Buona serata a tutti.